Ed ora la pagina sportiva. Il Pescara vive la vigilia del match casalingo con la Vis Pesaro, nel quale punta ad allungare l'ottimo sprint di avvio campionato. Assente lo squalificato Zita, per il resto Auteri ha diversi dubbi da sciogliere. Lo farà in queste ore con la rifinitura, anche con la conferenza stampa che tra circa un'ora seguiremo con Enrico Giancarli. Enrico, allora quali sono le aspettative della vigilia anche sulle scelte di Auteri per domani? Buon pomeriggio Carmine, diciamo che la volontà è quella di dare continuità all'ottimo inizio stagione, due partite e due vittorie. Domani alle 17.30 Stadio Adriatico c'è la Vis Pesaro, come dicevi giustamente tu da studio non ci sarà lo squalificato Nzita. Sul modulo non ci sono dubbi, sarà 3-4-3 con Rasi favorito per prendere il posto dell'esterno squalificato, che tra l'altro aveva segnato il primo gol in campionato contro l'Ancona Matelica, mentre i dubbi riguardano soprattutto il reparto offensivo, perché in settimana, nello specifico nella giornata di mercoledì, si è fermato per un problema alla spalla Michael De Marchi, l'autore del gol del vantaggio nella partita di Carrara. De Marchi poi ha superato questo fastidio alla spalla, lui veniva da un infortunio molto lungo proprio proprio alla spalla, e quindi c'è stato un po' di apprensione, ma De Marchi, stiamo vedendo ora nelle immagini proprio il gol del momentaneo vantaggio di Carrara, dicevo, De Marchi si è allenato sia ieri sia l'altro ieri, ma considerate le tre partite nell'arco di una settimana, perché mercoledì poi ci sarà la Coppa Italia, e considerata l'abbondanza di uomini a disposizione nel reparto offensivo, non è escluso che Auteri possa dar spazio a uno tra Rauti e Ferrari. Per il resto dovrebbero giocare Dursi e Clemenza ai lati dell'attaccante centrale. L'alternativa per sostituire Nzita, oltre a quella naturale che è favorita, ovvero Rasi titolare, è quella di alzare uno tra Frascatore e Cancellotti e inserire dal primo minuto Ingrosso, che così farebbe il suo debutto in maglia biancazzurra. Cercheremo di capirne di più tra un'ora circa, quando in conferenza stampa parlerà il tecnico Gaetano Auteri. Vi rimandiamo naturalmente al TG della sera, soprattutto ad Anteprima Pescara su Rete 8 Sport, e poi questa sera intorno alle 20.45 sulla nostra pagina ufficiale di Rete 8 saremo in diretta con Luca Clemenza per una nostra esclusiva e per approfondire ancora di più quello che poi sarà il match di domani 17.30 contro la Vis Pesaro. A te Carmine.